Quando e come nasce la vostra passione per il reggae? Beh, la nostra passione per il reggae nasce la prima sera che abbiamo visto una dancehall vera e propria. Abbiamo visto il Christmas Clash organizzato da Buncino Malpedro e con i Villada, gli Aishens, Godzilla. E quella serata, diciamo, ci ha illuminato. Ecco, ci ha illuminato. Quindi ci sono dei cantanti o sound che hanno influenzato il vostro stile, il vostro modo di essere? Sì. Beh, di sicuro Boncillum ci ha cresciuto e ci cresce tuttora. È un sound che presta molta attenzione, diciamo, a curare le nuove generazioni che vengono, a cercare di dare una continuità anche al progetto di fare reggae in generale a Padova, quindi penso che sia uno dei sound più importanti, insomma, per noi. Poi ovviamente anche tutti gli altri sound del nord-est, come Northern Lights, andando anche a Roma con Wallow e Pau, insomma, quelli più grossi. Perché vi chiamate No Border? Innanzitutto da uno slogan che si cantava ai cortei: No Border, No Nation, Stop Deportation. E anche perché è il nome di uno dei ritmi che noi preferiamo, il No Border Rhythm. È comunque anche un concetto di non avere limiti. Quando suoniamo riusciamo ad accostare di tutto, tutta la musica nera in generale, tutta la black music, non ci facciamo problemi anche a suonare cose, insomma, un attimo sperimentali per le serate. Cosa ne pensi del problema dell'omofobia nella scena reggae? Penso sia un problema che qui in Italia non viene molto percepito. Io darei più importanza, diciamo, alle tematiche che cantano gli artisti, a tematiche come il proibizionismo, per esempio, il problema dei poliziotti, queste cose che possono anche essere legate di più a noi, anche alle nostre situazioni, seppur in forma minore, però comunque ci coinvolgono di più rispetto a quest'altro problema. Cosa significa per te suonare nei circuiti dei centri sociali? Beh, gli spazi sociali sono punto importante, diciamo, in tutta Italia, secondo me, come produzione di cultura e arte, intesa anche come la musica, quindi comunque gli spazi sociali sono importanti per la produzione di cultura e arte. Ovvio che suonare in uno spazio sociale ti dà anche ti cala anche in un contesto diverso, insomma, rispetto a un locale. Perché vi vestite gangsta? Noi non ci vestiamo gangsta.